Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di Slime Racers. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace, commentare, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate le notifiche. Molto bene, allora cosa andiamo a fare in questo episodio? Andiamo a mettere a frutto la spedizione fatta nello scorso episodio. Quindi per prima cosa andiamo qui e compriamo al centro, lo potenziamo già con un mulino, proprio il letto e l'autofit, perfetto. E qui ci mettiamo l'Oni Slime, belli, bellissimi gli Oni Slime, che adorano il Meat Mango, se non mi sbaglio è il loro preferito, quindi fanno cacchina doppia, esatto. Ma noi ne abbiamo poco, quindi lo andiamo a coltivare. Dove lo andiamo a coltivare? Lo andiamo a coltivare qui, quindi qua, garden, compra, no, faccio un altro così, ma qui, e compriamo il nostro momento, lo sprinkler e gli sferi, perfetto, così abbiamo potenziato al massimo anche questo garden. Ok, perfetto, e questo è il frutto preferito che mangiano loro qui. Poi andiamo giù di qua, in realtà dovrei spostarlo. Vabbè, qui mettiamo il Cube Slime, l'unico che abbiamo recuperato, che resterà qui, bello bello. E questi resteranno liberi. Allora, però c'è una cosa che non mi va giù, a essere sincero. Perché? Allora, girare tutta la base, quindi utilizziamo anche questo, ma roviniamo, togliamo il crop e lo togliamo anche da qui sopra, l'ho appena messo un altro così, e mettiamo il Meat Mango di qua, che mi piace di più averlo sul lato di qua, perché poi lì metterò un altro albero molto più avanti e qui farò un'altra gabbia per gli slime. E allora io farei anche una cosa loca oca per continuare a averne, la metterei qui sotto temporaneamente. Mettiamo un garden solo e mettiamo questo, tanto non ci importa quanto ne produciamo. E cos'altro possiamo spostare? Non mi ricordo i frutti preferiti degli slime che abbiamo su, però se non erro mettiamo giù anche le Brine Hen che abbiamo trovato nello scorso episodio. Un altro, ok. Allora, fatemi vedere. Voi avrete questo. Abbiamo però il poco fluido che non piace a nessuno, questo poco fluido lo trovo dove cavolo mi piace. Dove salti? Ah, qui a terra e mai a qua. Allora, aspetta.
stesso con quello che c'è qui sotto. E poi andiamo un attimo a dormire, perché così si risistema tutto il quanto abbiamo questa parte qui. Perché l'Odonion è il preferito di questi slime qui e mi va benissimo, così fanno male. Però il Pogo Fruit non piace a nessuno, quindi io direi di toglierlo il Pogo Fruit, essere sincero. Però qua non dà fastidio a nessuno. Questo è tutto. Però il Pogo Fruit non serve, a me serve mettere il vicino nell'altra che piace a facciamo così. Torniamo un attimo. Sto giocare al buio che non vedo un piffero, anche se ho la luce. Sleep until morning. Perfetto. Allora, dicevo che possiamo recuperare questo, così già sistemiamo le cose per il futuro. Cacchio, non posso ancora spostarlo. E sarebbe uno spreco di soldi potenziarlo. Vabbè, non importa, facciamo una cosa di questo genere, tanto sappiamo che dormendo una notte si potenziano tutte le robe. Però recuperiamo. Recuperiamo anche le carote che c'erano qui. Andiamo a fare questa sera qua. Così spariamo dietro dentro in automatico. Poi voi amavate le chimere, giusto? Sì. Lo sparo qui. Perfetto. E recuperiamo anche il cibo che ci sta di qua, perché è inutile sprecarlo a sto punto. Esatto. E mettiamo gli autofeed. Ok. Solo 6. Vabbè. Aspetta. Così. Le carote le rimettiamo a quelli rosa qua. Ok, adesso dormiamo una notte, andiamo avanti. Sleep until morning. Abbiamo ricevuto una star mail, The Death Hike. Va bene, torniamo. Possiamo comprare allora. E possiamo comprare dei potenziamenti che compriamo subito. La vita e l'energia, perfetto. Tanto le carote queste restano. Le spariamo dentro. E ho fatto tutto questo poco frutto, dobbiamo farlo andare al muro. Perfetto. E adesso andiamo a recuperare la frutta che è il coso che abbiamo lì. Ma prima la frutta facciamo la nuova. Ci sono e mangiatela, perché questi qua adorano questo frutto ed è perfetto, quindi più cattina. E quindi mettiamo già qua un autofiglio, così diventano in automatico anche quando non ci siamo. E recuperiamo subito questi due. Siamo già a 30-40 di cattina. Tanto il cibo che preferiscono cambiare.
riparare questo. E qua viene distrutto, demolisci il blob, perché poi andrà un coal. Lo compro già e lo lascio giù così. Questo è vuoto per ora, lo lasciamo vuoto perché servirà per quelli che andremo a mettere lì più avanti. Adesso vediamo prima la cacchina nuova. Quanto vale la cacchina nuova? Non la vedo. Dove sei? 64. Beh, abbiamo un sacco di soldi. Eccoli fatti. E adesso qua togliamo il pogo fruit, remove crop e mettiamo questo. Perfetto. Le blueberry vanno per loro. Mettiamo pure il pimento nero, non ci serve la niente. E voi amate i vostri videos. Questo è pieno a 5.000 gattina, la è piena, ma giustamente prendiamo tutta e facciamo un altro po' di soldoni. Soldini, soldoni salati. Rappete, perfetto. Adesso la prendiamo di nuovo. Basta. Quest'altra. E la vendiamo. Quanti soldi facciamo stavolta? 7 milioni. Va bene, va bene. Allora, direi che abbiamo fatto un po' di ordine nel nostro bellissimo ranch. Io adesso andrò avanti a recuperare i cacchina e a vendere il suo. Ciò che qui abbiamo bisogno per su un po' di soldi. E nel prossimo episodio potremo andare a recuperare magari un'altra chiave o comunque l'altro slime e capire un attimo dove possiamo andare. Anzi, potremo anche esplorare, finire di esplorare la nuova zona. Adesso vediamo un po' come gira la cosa, insomma. E niente, per questo video e per questo episodio è tutto, vi ringrazio per la visione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel mi piace e niente, spero che la serie vi piaccia, che i video del canale vi piacciono, noi ci rivediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio, ciao!